Checco Nalli pronto per l'isola dei famosi spagnola, la crisi continua e la frecciatina a Gemma. Checco Nalli vuole andare all'isola dei famosi spagnola, e Tina? No comment. Checco Nalli, il marito di Tina Cipollari, è pronto a sbarcare sull'isola dei famosi. Però nell'edizione spagnola, quella alla quale ha preso parte lo scorso anno Paola Carrusso. L'hairstylist, nonché ex corteggiatore di Uomini e Donne, è stato contattato dalla produzione in Spagna per partecipare al programma che partirà nella primavera del 2018. Per il momento, come rivelato dal diretto interessato al settimanale Spy, una risposta definitiva non è ancora arrivata. Checco è allettato dalla proposta ma gli piacerebbe affrontare una situazione del genere in un reality show italiano anziché estero. Per questo per il momento sta riflettendo al meglio sul da farsi. Intanto non vuole rilasciare dichiarazioni sulla moglie, secondo i ben informati che è area di crisi con l'opinionista di Maria De Filippi, ma Checco preferisce trincerarsi dietro il classico no comment. Per un reality realizzato in Italia avrei meno problemi perché saprei di essere vicino a mia moglie, ha spiegato Checco, da poco entrato nello staff di Pomeriggio 5 fortemente voluto da Barbara D'Urso. Nalli si sta forse candidando per la prossima edizione del Grande Fratello VIP? Ho bisogno di affrontare un percorso interiore, sento la necessità di far uscire il Checco nascosto in qualche parte dell'anima, ha confidato l'esperto di bellezza che tempo fa è stato protagonista di un battibecco con Caterina Balivo, ha detto Fatto. Della moglie Tina Checco preferisce non parlare, i due si sono davvero lasciati o vogliono solo allontanare i gossip e i pettegolezzi dalla loro lunga storia d'amore? Uomini e Donne, il marito di Tina Cipollari critica Gemma Galgani. Crisi o non crisi, Checco Nalli non sembra apprezzare più di tanto, come la moglie Tina Cipollari, la dama del trono over Gemma Galgani. Cosa ne pensa l'uomo? La sua risposta alla nuova rivista edita da Mondadori parla chiaro. Gemma è il nome di una pietra preziosa e peccato però che da quando gira questo nome questa preziosa gemma non valga più niente e. Come la prenderà l'ex fiamma di Giorgio Manetti,